E benvenuti ragazzi in un nuovo video di Aloni Games. Oggi siamo qui sul secondo episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer. Per chi avesse perso la prima puntata, mettiamo qui il link in descrizione l'episodio 1. E volevo ringraziare a proposito dell'episodio 1 a tutti per il vostro sostegno della serie, per il vostro sostegno al canale. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore. Ed eravamo rimasti qui proprio contro lei, che ci sta tormentando la notte e ci sta dicendo di venire qui proprio appunto per combattere, perché sta aspettando da 5-6 giorni quando uscì il primo video. Sta dicendo: "Guaglio, domo, però no, sono da 5 giorni aspettando qua fuori che tu mi combattere e neanche cosa". E sta aspettando, sta guardando a 5 giorni all'erba, sta aspettando che cresce l'albero. Comunque, eccoci Vera. Eccoci qua, siamo pronti per sfidarti. Allora, ciao Jack, se finalmente si è deciso, Monica. Vabbè, vuol dire che combattere. Vabbè, comunque, vado alle ciance, combatteremo. Comunque, se vedete a volte degli scatti, sono stesso i frame che purtroppo con gli emulatori così capita. Lei lancia uno Snorlax, ecco, infatti ci ricordiamo che c'era anche nella scelta degli starter uno Snorlax, quindi... Ho visto che con oltraggio però, a tempo andare, usandolo sempre, il Pokémon si può confondere. Quindi non è una questione di mosse, perché io pensavo che altri Pokémon, ecco, vedevano che facevano le mosse e il mio Ardact si confondeva. Invece no, è proprio la mossa, ecco, parlando del diavolo. Comunque, ecco, confonde, speriamo che comunque attacchi, perché comunque, ecco, bene, bene, bene. Cerchiamo di vincere contro Vera. Ok. La prima vittoria contro la capopalestra futura, Cassa Umbrella, no, capopalestra è uno scherzo, la nostra vicina Vera. Hai avuto la meglio su Webmaster, però questo è, quindi è una Vera falsa, falsa Vera. Non capisco perché mio padre, vabbè, comunque, Madonna Rete, ma capito, ciao. Allora, torniamo indietro, così ci danno pure le Pokéball. Cosa molto importante, a fine di non avere questo Aerodactyl con oltraggio, perché sinceramente solo con questo Aerodactyl con oltraggio poi d'altronde è un po' una noia. Ecco, quindi andiamo subito dal professor Spiaggia. Ed eccoci qua ragazzi, arrivati dal professor Spiaggia, dove ci sta complimentando di aver battuto sua figlia, dicendo che lei è molto brava. In effetti non è vero, stavo solo guardando un'erba da 5 giorni, coltivando qualche piantina e avere uno Snorlax di livello 5, non è che fosse così brava tua figlia. E comunque qui ora ci darà il Pokédex, e con questo Pokédex andremo alla ricerca e al completamento di quest'ultimo. Vabbè, comunque ci darà anche le sfere poche, bella, e mi sembra che qui la mamma, quando... usciremo, ci darà le scarpe per correre, quindi saremo anche avvantaggiati, ecco, nel modo da poter correre durante il gameplay e rendere un po' tutto più velocemente. Allora, bla 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 bla, ora c'è qui la madre, si sta aspettando fuori alla porta. Cerchiamo di fare tipo 007, di non farci vedere. Vediamo che qua non ci vede, ci scansiamo la mamma. La siamo scansati, ci siamo scansati, la siamo scansati. Non mi dai le scarpe, non mi dai le scarpe, non mi dai le scarpe, non mi dai le scarpe. Vabbè, comunque a parte scherzi, prendiamoci le scarpe. Ecco, dice: da dove vieni? Sì, te l'ha dato il professor Beach, ecco, sì, anche se l'ho trovato lì una borsa abbandonata, non penso che erano le sue. Vabbè, comunque sono le scarpe, ti fanno correre più veloce. Ok, ora ci serve solo un Pokémon, 2, 3, quanti ce ne servono, ma ci servono belli tosti. Magari pure qualche Pokémon leggendario, chissà.
Comunque, ciao mamma, guarda come mi vado a divertire. Do ta caccia e molla, ho detto acchiappali tutti. Ecco qui, guardate qui, talmente che corre, che mi sembra che un dromedario, guardate qui, che slitta. Ecco qui, attenzione, il primo Pokémon, Medician. Medician. È uscito Croconaw, è uscito Tyranitar. E ora che abbiamo le Pokéball, di certo non potevo uscire Croconaw e Tyranitar, ma esce Medician. E abbiamo ripristinato, ragazzi, i Pokémon. E quindi siamo. Guardate qui, come, è di qua non fa. Però guardate qui mi sembra che slitta sulla neve quando corre. Ecco qui vengono i primi incontri, ecco, quindi con i Bulli. Ma in questo gioco, se ricordo bene, almeno qui su Randomizer non c'è il mitico Gennaro Bullo. Il nostro grande capopalestra, miglior allenatore di Rattata, Gennaro Bullo. Questi sono tutti i suoi scagnozzi, ma Gennaro Bullo non lo batte nessuno. Battuto il nostro bullone, la chiave inglese, Bulldo, ci dà 80 euro. Vabbè, comunque. Qui c'è un pigliamuschi, ma sinceramente non mi va genio di combatterlo. Però dice, visto che mi hai scansato. Mamma mia! Mamma mia! Arcanine! Questo sicuramente è da prendere assolutamente a tutti i costi. Non esiste alcun dubbio. Io però non saprei. Voglio provare a fargli un oltraggio. Speriamo che non muori, speriamo che non muori, speriamo che non muori, speriamo che non muori, speriamo che non muore. Perfetto, perfetto. L'ho reso di tipo d'erba. And a half hours later. No, no, perché? Hello from the other side. Ragazzi, purtroppo il nostro Aerodactyl è uno stupido. Perché quando fai oltraggio capita, non so se è una questione del randomizer oppure non mi ricordo, ma capita che tipo non ti fa fare attacca sempre, ma attacca da solo. Siamo arrivati al livello 8, però nonostante due sfere poche lanciate, non ci siamo riusciti. Codino impara terremoto. Ecco, vabbè. Almeno dai, già non ho quelle classiche. Ragazzi, morale della favola. Abbiamo consumato 5 Pokéball in questo tratto precedente di strada e non abbiamo trovato proprio niente. Cioè, vi spiego. Abbiamo trovato 2 Arcanine, un Charmeleon, 5 Pokéball. Cioè, morale della favola, il nostro Aerodactyl li metteva tutti KO, lasciandogli pochi HP. E quelle poche volte che la Pokéball si muoveva a destra e a sinistra per un paio di volte, fuggivano. E vabbè, comunque vuol dire che la cosa bella è che ci dobbiamo consolare che il nostro Aerodactyl l'ha imparato terremoto. Solo questo. Andiamo a curare. Ragazzi, siamo qui che siamo arrivati nella palestra di Petalipolo dove c'è il nostro padre. Mi sembra un po' tra una fusione tra uno che ha pochi capelli qui, un po' sfrontato, così vedono dallo sprite. Che sorpresa! Ah, ho visto che porta tutta la squadra. Vabbè, uno solo lo tengo. Soprattutto, ecco, mi ha fatto ridere quando Ait ci hai messo di strada, ce n'hai fatta di strada. Cioè, alla fine erano una via così, sempre dritto, cioè quattro passi, e quattro passi sono 8 passi. Cioè, se lui pensa che questo sia strada, immagino quando uno va a schiudere un'uovo da 10 km di Pokémon Go. Comunque, ecco, qui ricordo che veniva Lino e ti diceva tutto il bla 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 che voleva catturare un Pokémon, Zigzagoon e via dicendo, ecco una noia. Vabbè, comunque, ecco, vi dico, skippiamo questo tutorial, ci vediamo tra poco, appena il tutorial termina. E direzione Bosco Petalo. Ed eccoci qua ragazzi, il tutorial è finito e Lino ci sta ringraziando dicendo grazie per averci fatto compagnia, avevo paura del buio, se non mi cagavo sotto e se avevo l'urazza solo con me, non ci poteva stare, se gestire. Vabbè comunque mi ha fatto un piacere che chissà ogni tanto bene, diceva ci mai sfido, ci mai sfido, ci mai sfido, e tiene sempre l'urazza e basta. Beh comunque ci dirigi verso una città di Ferruggivoli. La città dove tutte le case sono arrugginite, piene di ferro. Vabbè, comunque andiamo quindi in direzione Bosco Petalo, mi sembra che dobbiamo passare. E qui incontriamo questo lusco rusco tipo, con tutto
a VIP con gli occhiali da sole tipo alla Zeb 89, che ci prende pure in giro per gli abiti eleganti. Gli abiti, lui dice, cioè, ma chi dice che noi abbiamo i vestiti sporchi, però i Setena ha maglia dell'Angolo, Guazzugil e Tenizoccolo Opera. Cioè, io tra me e lui non so chi che più qua fu, no? Per dirti. E io stamattina ci ho fatto la doccia, come sono bollito. Stamattina ci ho fatto una bella doccia e sono uscito per la nostra missione. E ragazzi, purtroppo il video termina qui, in quanto ci siamo accorti durante il montaggio che la parte finale del video non è risultata salvata, o meglio, c'erano tutte le informazioni sballate, quindi non ci tenevo, ecco, a portare un video magari non di discreta qualità. Quindi io direi che per ora il video può terminare qui. Mi scuso, ecco, con tutti quanti per questo inconveniente. Ma ho salvato un piccolo spezzone di video quando catturo, guardate un po' chi. Ma prima di farvi vedere questo video, vi voglio sempre ricordare di iscrivervi alla pagina Facebook, lasciare un mi piace. Riusciamo ad arrivare almeno a 20 mi piace per questa serie, proprio appunto per supportarci e farci capire che nonostante, ecco, questo piccolo intoppo, voi ci tenete, ecco, comunque al nostro canale, ci tenete che guardare la nostra serie. Quindi, qualora il video vi rammento, qualora il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi anche al canale e soprattutto sempre in descrizione qui vi lascerò sia il link, come ho detto già in precedenza nell'inizio del video, che vi lasciavo il link del primo episodio, il collegamento in alto, e dopodiché vi lascerò soprattutto la nostra pagina Facebook, sempre sempre attiva. Quindi mi raccomando, arriviamo a 20 mi piace, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20. Prima della sigla finale vi lascio al video dove catturo, guardate un po' qui, lo scoprirete subito. Catturato il primo Pokémon su Randomizer, Kabutops. Yeah.